Amici di Telemolise, di Viaggio in Molise, oggi il nostro viaggio si ferma a Sant'Elia a Pianisi in occasione dell'ottava edizione della rappresentazione dedicata a Padre Raffaele. Ecco, una rievocazione storica che ricorda questo monaco cappuccino che salvò dal patibolo un padre di famiglia, un innocente accusato di brigantaggio. Oggi, come allora, sarà festa per tutti. A seguire, dopo questa rappresentazione, quella del gruppo folclorico di Agnone e la possibilità di consumare piatti tipici e prodotti locali. Restate con noi. Maria Saveria Reale, lei si è occupata di organizzare questa manifestazione, siamo all'ottava edizione, insomma, di questa rappresentazione dedicata a Padre Raffaele. Come si sente dopo questa ripartenza dopo il Covid? Insomma, è stato un po' faticoso perché riorganizzare tutti i gruppi, le scenografie, i costumi, e insomma rimettere su tutta la manifestazione non è stato semplice, però per fortuna gli aiuti non sono mancati e quindi anche i ragazzi, siccome insomma sono parecchi anni che ripetiamo la manifestazione, si sono mostrati molto disponibili. È una storia che insomma ci lega a questo venerabile padre Raffaele, quindi è un esaltare anche le nostre radici e le nostre tradizioni. E per quanto riguarda insomma anche i costumi, abbiamo fatto come al solito delle ricerche storiche, quindi abbiamo cercato di riproporre il contesto culturale, storico, sociale quanto più possibile. Gli abiti di una volta, sia per i copricapo, sia per i corpetti, per i manicotti, quindi insomma è stata una bella fatica, anche perché insomma realizzare tutto in poco tempo non è stato semplice, però sembra che la soddisfazione oggi c'è per tutti. Udite, udite! Nell'anno del Signore 1861, a D 19 maggio, in Sant'Elia, come in tutti gli altri comuni dell'Italia meridionale, per la prima volta i cittadini liberi sono chiamati a votare per scegliere il rappresentante comunale. Maria Di Domenico, lei è una delle costumiste di questo evento insieme a Loredana Rotarescu e Antonella Maglieri. Ho dato una mano, quello che posso fare, tutto qua, specialmente per le bimbe che sono come nipoti, diciamo. Io ho dato una mano, tutto qua. È un onore. E quanto è legata alla tradizione? Tanto, perché siamo nei nostri paesi, facciamo tante cose, è bello se si fa. Anna, hai 11 anni, ma ormai sono diversi anni che fai parte di questo evento. Sì, mi piace, e all'inizio facevamo anche dei balletti. Ma balletti dell'epoca, quindi? Sì, balletti dell'epoca. Quindi oggi significa proprio riproporre una vicenda che si è svolta tanti anni fa qui nel vostro paese? Sì. E quanto è emozionante? Tanto. E come ci si sente in questi vestiti? È bello, perché comunque nelle feste del paese c'è sempre tanta gioia, perché giustamente
L'amore e la cura che ci si mette sono tante, ci vuole anche tempo per organizzare certe manifestazioni. Per te invece è il primo anno? Primo anno. Quindi super emozionata? Sì. Giampaolo Colavita, autore del libro Quando la storia passò a Sant'Elia a Pianisi, cosa racconta? In questo libro io riporto, diciamo, la storia locale di Sant'Elia nel contesto nazionale e molisano dal 1848 al 1900, quindi dai moti del 48 alle vicende intorno all'Unità d'Italia, quindi le prime elezioni comunali, il fatto di brigandaggio avvenuto qui vicino a Centocelle e poi anche quelle che sono state poi negli anni successivi, insomma, le varie progettualità di sviluppo soprattutto urbanistico e infrastrutturale del paese. E narra anche dell'episodio che stasera qui a Sant'Elia a Pianisi viene rappresentato, ovvero quello di un brigante, di un uomo accusato di brigantaggio che viene poi salvato, insomma, dal patibolo da padre Raffaele. Sì, questa vicenda che si rappresenta questa sera appunto si inquadra nel contesto di questo episodio di brigantaggio, cioè l'uccisione di due ufficiali dell'esercito italiano a Centocelle ad opere dei briganti. In effetti dai documenti si rileva che è stato un evento, diciamo, fortuito. I briganti si sono trovati per caso davanti i due soldati, qualcuno preso da irruenza li ha sparato, insomma, ecco, ma... E da qui è cominciata tutta una storia molto complessa e complicata che evidentemente ha dato fuoco alle polveri che ancovavano tra le fazioni dei liberali e dei neoborbonici. Per cui, insomma, l'uno accusava l'altro e non era, cioè, capitava che magari una persona, sol perché si diceva «Ah, quello l'ho visto tra i briganti», magari, ecco, e così è successo a questo povero Domenico Ciricillo, che si trovava a Centocelle quella mattina del 20 luglio 1861 perché era andato a pagare il terraggio, cioè l'affitto al principe. E qualcuno l'aveva visto in mezzo ai briganti e la voce è arrivata a Sant'Elia che addirittura faceva parte della banda dei briganti. Ovviamente lui pensò bene di non rientrare a Sant'Elia perché i soldati non andavano per il sottile, l'avrebbero passato per le armi e così si è dato alla macchia. E però poi la fine di agosto del 61 fu catturato e fatto un po' di mesi qui nel carcere di Sant'Elia, poi nel carcere di Campobasso e dopo circa un anno di prigione praticamente è stato ritenuto innocente. Sicuramente padre Raffaele avrà conosciuto e anche consolato questo povero Domenico, insomma, nel carcere di Campobasso dove faceva il cappellano del carcere insieme a, e avrà consolato anche tanti altri santeliani che erano lì accusati dello stesso reato. Il suo libro è dedicato a coloro che nel passato hanno costruito il nostro presente. Sì, perché come le dicevo, soprattutto l'ultima parte del libro è dedicata allo sviluppo del paese, alla progettualità, tutto quello che noi oggi abbiamo è stato fatto più o meno allora, insomma. E quindi io credo che era doveroso da parte mia, ma da parte di tutta la comunità, rendere merito a queste persone, insomma, lungimiranti. Questo ha fatto sì anche che poi nel Novecento invece Sant'Elia avesse uno sviluppo economico, soprattutto le attività produttive, economiche, eccetera, hanno avuto un grandissimo impulso anche grazie a queste infrastrutture, pensiamo alle strade. Ecco, tanto da essere appellata la Milano del Sud. Sì, negli anni 50 e 60 era chiamata la piccola Milano del Molise o la Milano del Sud. Qui c'erano industrie, pastifici, sansifici, attività artigianali, no, era... però adesso siamo un po' una nobile decaduta o decadente, insomma.
Giuseppe, lei parroco di Sant'Elia oggi ha rappresentato il frate Cappuccino in questa appunto rappresentazione, frate che adesso venerabile, padre Raffaele, che salvò un padre innocente dall'impiccagione, ecco, scambiato per brigante. Sì, finalmente io dico, viene rifatta questa manifestazione che ricorda questo evento prodigioso che è legato alla figura del monaco santo, del venerabile padre Raffaele, che in fondo si espose per rendere giustizia ad un povero uomo che era stato ingiustamente condannato per una questione di omonimia, e quindi alla fine, siccome la dicitura il monaco santo era in qualche modo già in voga quando lui era vivente, appunto per la bellissima testimonianza cristiana che aveva in qualche modo manifestato ovunque è stato, ma soprattutto qui nel suo paese natio, ecco che di fronte alla presenza del padre Raffaele, che si rivolge sia diciamo all'autorità dell'epoca come al comandante, siamo nel periodo dell'Unità d'Italia, quindi non esita a esprimere il proprio giudizio a favore di questo povero uomo, affermando che era innocente, e siccome per tutta la gente già era il monaco santo, non esitarono quindi a cambiare il giudizio e a sospendere l'esecuzione. Questo è il primo anno per lei, quanta l'emozione di rappresentare una persona tanto importante per Sant'Elia? Sì, diciamo che come parroco sono qui da 6 anni, ma è per me la prima volta che appunto ho la possibilità di poter partecipare a questa manifestazione, che è molto importante perché serve a mantenere viva la memoria storica, soprattutto poi di personaggi così importanti, nativi appunto di un paese come il nostro padre Raffaele. È facile notare come in tutte o quasi tutte le tradizioni di questi paesi, soprattutto in Molise, c'è sempre una parte di fede, quindi tradizione e fede qui vanno a braccetto, sempre. Sì, diciamo che sono, come dire, dimensioni che non si oppongono ma che si integrano, perché la fede si inserisce nella tradizione, la tradizione viene in qualche modo cooptata dalla fede, e soprattutto per ciò che riguarda la devozione popolare. I nostri piccoli paesini, i borghi, sono pieni, ecco, di testimonianze al riguardo. Ed è bene che ci siano queste manifestazioni per mantenerle vive per le generazioni future. Ecco, questa delle generazioni future, oggi tanti tanti giovani che hanno partecipato sia come protagonisti, quindi nella rappresentazione, sia come invitati, diciamo, e tanti tanti giovani, quindi anche il fatto di mantenere vive le tradizioni e tramandarle è importantissimo. Sì, diventa anche, come dire, un messaggio provocatorio. I ragazzi oggi sono proiettati in avanti, io direi solo in avanti. Il rischio è appunto quello di perdere quell'ancoraggio con le proprie tradizioni, le proprie origini, e quindi comprendiamo come sia facile poter perdere di vista una identità, un'appartenenza. Queste manifestazioni servono appunto per riscoprire la propria identità, la propria appartenenza, e non smarrirla, e così da trasmetterla appunto alle generazioni future. Possiamo confermare anche come il passato, fare memoria del passato, ci permette di vivere in modo diverso, con più consapevolezza il presente. Sì, io direi che l'atteggiamento di ognuno di noi dovrebbe essere quello di un ritorno in avanti. Sembrerebbe una contraddizione in termini, ma non lo è. Appunto, la capacità di saper imparare dal passato per proiettarsi verso il futuro, ma il tutto si gioca nell'oggi, quindi nella bontà, nella bellezza delle nostre scelte, dei nostri sentimenti. Credo che questo ci aiuti ad essere degli uomini migliori adesso. Signor Domenico, da quando è iniziata questa tradizione, no? Questa rappresentazione di tutta la storia che abbiamo potuto vedere, lei ha sempre fatto la parte del sindaco, quindi ha rappresentato questo ruolo, ha rivestito questo ruolo. Come ci si sente a fare il sindaco in quel periodo storico preciso? Sì, dalla prima edizione, da quando con la Proloco abbiamo ideato questa rievocazione storica,
io diciamo ho svolto questo ruolo. Beh, sicuramente diciamo che la manifestazione dura poco, però effettivamente poi pensando, calarsi nei panni di un sindaco di quegli anni con uno spaccato storico così importante che è quello della responsabilità di salvare un condannato, effettivamente poi pensandoci ti carica pure di responsabilità, in particolar modo per le piccole comunità dove ancora tutt'oggi la figura del primo cittadino è una figura di autorevolezza. Ma questa rievocazione storica come l'avete ideata? Beh, questa è nata perché su un programma ben preciso della Proloco, che è quella di promuovere a 360 gradi il territorio di Sant'Elia Pianisi, le sue traduzioni e le sue peculiarità, ma in particolar modo quello di promuovere la figura del monaco santo, padre Raffaele Petruccelli, che una figura importantissima, tenga presente che ogni casa a Sant'Elia c'ha un Raffaele, insomma, quindi c'è questa devozione forte della nostra comunità, ripeto, per questa figura importante, da poco diventata venerabile, ma per noi santeliani santa da parecchi anni. Oltretutto padre Raffaele era detto monaco santo quando era ancora in vita, quindi questo ci fa capire anche l'importanza del personaggio. Comunque stasera ospiti penso altrettanto importanti Dagnone, il gruppo folcloristico. Sì, sì, ma assolutamente sì, perché questo poi rientra sempre nel progetto iniziale, che era quello di promuovere proprio la vita del monaco santo. Negli anni passati ci sono stati anche dei gruppi da ripabottoni. Questo è il quarto anno per la Nocciata di Agnone che partecipe qui in questa rievocazione storica. Sì, sì, ma infatti loro ogni anno sono felici quando li chiamiamo per partecipare, proprio perché anche loro vedono in questa figura poi un qualcosa di loro, di importante, perché comunque il convento di San Francesco di Agnone è stato un convento importante, quindi loro effettivamente sì, si sentono coinvolti proprio non solo nella partecipazione ma nel motivo della rievocazione storica, quindi questo è molto molto bello per tutti quanti. Poi l'andocciata, le campane, portare Agnone in giro, voglio dire, per il mondo e quindi anche nel nostro Molise, ma anche proprio perché il turismo è diversificato, il turismo di ritorno, molte volte la voglia di tornare alle proprie origini, alle proprie familiari e quant'altro, si evita magari di girare. Questo è un modo anche per promuovere il territorio stesso nel suo piccolo territorio, ma è quello l'obiettivo della Proloco, quello di promuovere il territorio ma soprattutto di far conoscere anche ai bambini, come avete potuto vedere la partecipazione molto sentita proprio nei bambini, perché è quello di fargli capire la comunità nel passato come si è costruita. Senta, parlava di responsabilità a livello di sindaco, no? Dell'essere sindaco, pensa che ce n'erano più allora o che ce ne siano più adesso? Beh, sicuramente all'epoca, ma oddio, adesso ne hanno molto di più perché purtroppo le piccole comunità in particolar modo, diciamo che i sindaci sono un po' tuttofare. Ma oddio, le responsabilità sicuramente all'epoca avevano molto più potere decisionale e quindi magari potevano riuscire meglio nei propri obiettivi, indirizzi politici e amministrativi. Oggi fanno molta più fatica sia ad amministrare per i tagli, per le difficoltà, perché poi il cittadino come ci vuole paga tasse. All'epoca credo che c'era molta più autorevolezza perché c'erano molti altri tipi di problemi rispetto ad oggi. Un'ultima domanda forse provocatoria per certi versi. Lei amministrerebbe mai Sant'Elia come sindaco, vero intendo? Beh, diciamo che io nel mio piccolo un po' di politica la faccio. Beh, facendo impresa di sfide ne abbiamo vinte tante, quindi perché no?
Antonio Colavita, lei è il presidente della Proloco, quanto è stato importante e impegnativo per lei personalmente? Beh, importante lo è sicuramente, impegnativo non tantissimo perché facciamo questo da parecchi anni. Il brigantaggio è un evento che facciamo da 7-8 anni, lo facciamo con passione, lo facciamo con amore, lo facciamo per il paese, lo facciamo per padre Raffaele e quindi tutto questo impegno alla fine non si sente, anche se siamo sudati, se siamo stancati, la serata è ancora lunga, domani abbiamo ancora da sistemare, ma impegnativo per noi non lo è affatto. Ci tenevo a dire due cose, purtroppo il Covid, così come ha penalizzato tutto il resto del mondo, non solo dell'Italia, ha penalizzato anche noi perché è stato difficilissimo ripartire dopo la sosta, dopo i 3 anni e non è stato semplice, i ragazzi sono andati via, le nascite sono sempre meno e quindi i giovani sono sempre meno e noi a questa età dovremmo quasi abbandonare, però insomma lo facciamo con passione, con amore per il paese, ripeto, per padre Raffaele. Due considerazioni personali, le mie, cioè si vede che fate questa cosa col cuore, si vede tanta intraprendenza e partecipazione da parte dei giovani, quindi tutto merito vostro, avete dato buon esempio. Stiamo cercando di dare un buon esempio, purtroppo non è semplice perché abbiamo, ad esempio, abbiamo superato, bypassato una fascia di giovani che sono quelli di 27-28 anni che purtroppo non ci sono più in paese. Intanto la lasciamo perché adesso ci sarà la degustazione dei piatti tipici, quindi in cosa consisterà di preciso? Allora, anche negli altri anni abbiamo fatto una cena itinerante, in parte itinerante e in parte statica, cavatelli e salsiccia, quindi un piatto tipico santiliano. Pizza Randini, io ve lo dico in dialetto, ma in effetti è la pizza di granoni oppure di mais, con friarelli verdi, vino, acqua, dolce santiliano. Crediamo di aver fatto una buona cosa, speriamo di aver fatto una buona cosa. Beh, dalla gente che c'è direi insomma che sicuramente è riuscita e sta riuscendo la serata, quindi anche questa 8ª edizione è andata per il meglio. Sì. Sì, siamo contenti, la gente ha risposto bene, c'è presenza, anche perché c'è presenza in paese rispetto agli altri anni, sempre il discorso del Covid, molti che vivono fuori sono stati costretti a rimanere nelle loro città dove lavorano, quest'anno invece hanno avuto la possibilità di rientrare e quindi abbiamo forse un maggiore pubblico rispetto alle volte precedenti. Signor Michele, ormai sono 4 anni che partecipa a questa rievocazione storica nelle vesti di brigante. Sì, sono 4 anni, però è una bella cosa, diciamo, che la revoca di brigante di padre Raffaele che ha salvato un brigante, non era colpevole, è stato assolto e grazie a padre Raffaele. Al quale voi siete molto legati? Noi siamo molto legati. Padre Raffaele, siamo molto legati e ci fa piacere che questo brigante è stato salvato da padre Raffaele. Speriamo che si revoca sempre, ogni anno, fa sempre piacere a tutti. Signora Giuseppina, lei vive in Florida, però essendo originaria di Sant'Elia Pianisi, ogni 2 anni torna sempre per questa rievocazione storica. Oh sì, io vero, io vengo ogni 2 anni, vengo perché ho la casa qua e portiamo mio marito che è americano, 2 anni posso, voglio portare i nipotini, che i miei figli, non ci piace per venire a Sant'Elia. Dopo dei 50 anni ritorniamo sempre, ci piace Sant'Elia. Quindi ormai sono 50 anni che via, però il paese nativo, il paese insomma dove ha vissuto, dove è nata e cresciuta lo porta sempre nel cuore. Sì, veramente sempre in cuore. Sant'Elia è Sant'Elia. Even though noi siamo America, siamo America. Ma senti, lì è sempre la mia casa. Stasera vi siete riuniti tutti? Sì, sto il mio cugino Elio, Anni, oh, zio Mario, mio marito, zia Antonietta, siamo americani ma siamo italiani. Signora Antonietta invece è originaria di Sant'Elia, vive in America ormai da circa 58 anni, però ogni anno insomma torna. È sempre bello tornare nel paese natia, quindi ci fa sempre piacere tornare ogni anno. E qui stanno infatti pure i miei nipoti, tornano spesso, i miei figli, è bello rincontrarsi, e, insomma è sempre un grande piacere.
Mi hanno detto che oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri. Grazie. E lo passa insomma con questa festa, con tutti, non solo gli amici ma con tutto il paese. Sì, sì, tutto il paese, grazie, sì, sì, grazie. Signor Leonardo, a lei originario di Sant'Elia, ormai vive a Modena da diversi anni, però torna e le piace tornare per vivere queste tradizioni? Certamente sì, 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 con molta voglia proprio. E stasera come l'ha vissuta questa serata, questa rievocazione storica? Bella, è stata una cosa bella, anche perché poi non mi capita tanto, però molto volentieri veramente. Adesso vediamo che sta cenando, ecco, l'abbiamo fermata proprio nel momento degustazione, cavatelli, salsiccia, tutte cose, prodotti tipici. Esatto, esatto, sì. Adesso devo assaggiare com'è, ma penso che sia, com'è buona. Allora è ottimo, va bene, sì, sì. Ma per te è la prima volta che partecipi a questa rievocazione storica, com'è stata questa esperienza? Molto bella. Senti, ma ti sei divertita anche? Sì, pure con le mie amiche, è stato un modo per stare insieme. Giulia, lei abita a Berlino, però stasera è qui per questa festa, come mai? I miei genitori sono da Sant'Elia, allora sono qui per Ferragosto con parenti, siamo cugini. Lei anche è originario di Sant'Elia, però vive a Modena, quindi è tornato appositamente per l'occasione. Sì, io abito a Modena, ma i miei genitori sono entrambi di Sant'Elia e torno sempre con piacere in questo bellissimo paese, che mi piace questa dimensione di relax, tranquillità tipica del Molise, diciamo, però bellissimo. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, senti, ma com'è stata questa festa? Bella? La festa? Sì. Signora Maria, l'abbiamo bloccata mentre girava i cavatelli. Quanto è stato bello, importante, forse anche impegnativo organizzare questa serata? È stato molto impegnativo preparare, però lo facciamo col cuore perché noi ci teniamo al nostro santo, dovrebbe diventare santo il nostro padre Raffaele. Poi vedere tutte queste persone proprio si emoziona, si apre il cuore. Oltretutto lei sta lavorando qui dietro le quinte, però deve sapere che fuori tutti stanno degustando la roba che ha cucinato. Tutta roba del nostro paese, tutta roba biologica, tutta roba fatta in casa, quindi non c'è niente di fuori luogo, tutto promuoviamo, come si dice, i prodotti del nostro posto. Ecco qua. E si sente tutto molto molto delizioso, ma quanto ci avete impiegato? E ci siamo avviati, per i cavatelli ci siamo avviati da un bel po', però siamo stati ieri a fare le pizze con il mais, abbiamo fatto il formaggio, abbiamo fatto la pizza con la ricotta. Non manca neanche il dolce, proprio avete pensato proprio a tutto? Sì, abbiamo pensato a tutto, ci teniamo, ci piacciono fare queste cose. Ma quanto siete legati a padre Raffaele, a questa tradizione? Tanto, tanto, a tutti quanti, ma padre Raffaele è una cosa che si sente proprio dal cuore, proprio viene dal cuore il bene che gli vogliamo. Si sta emozionando? Eh sì, mi sto emozionando, quando vedo queste persone mi emoziono. Maria Saverio, siamo insomma verso la fine della serata, mi sembra che è andato tutto per il meglio, la sua opinione personale? È stata una fatica perché riprendere dopo il Covid veramente ci ha visti impegnati quasi tutti i giorni per un mese. Però diciamo che insomma siamo soddisfatti, è stata una bella soddisfazione questa sera. Grazie soprattutto a quelli che hanno preparato la cena nei borghi, perché è veramente stato impegnativo, ma anche per i costumi, insomma diciamo che c'è stata una collaborazione a tutto campo. Ringrazio gli amici di Agnone perché mi hanno regalato questa campana, porta fortuna, spero che vada sempre meglio questa manifestazione in onore del nostro concittadino padre Raffaele. Allora, in bocca al lupo, buona serata con la piazza ancora piena, con la gente che balla ancora. Sì, sicuramente andremo sempre a migliorare questa manifestazione perché è nostra, l'abbiamo creata qualche anno fa e quindi vedo che insomma la gente ha recepito il nostro messaggio e condivide, ecco. La gente di Sant'Elia Pianisi è legata molto a padre Raffaele, questo è stato un segnale forte questa sera. Grazie. Com'è nata la collaborazione col gruppo folcloristico di Agnone?
Devo ringraziare l'amico Maurizio Varriano perché in una manifestazione che ha organizzato lui appunto abbiamo conosciuto questi gruppi di Agnone e quindi ci ha spianato molto il terreno. Poi ho saputo in un secondo momento che padre Raffaele, leggendo la sua vita, è stato lì nel convento di Agnone, quindi questo legame è ancora più forte. E poi insomma loro sono sempre disponibili e animano le serate, come vedete, veramente alla grande. E l'amico Bruno è sempre veramente molto disponibile, quindi non possiamo che ringraziarli tutti, perché veramente c'è un filo diretto con Agnone, si sente che insomma c'è un'intesa e siamo veramente entusiasti di questo. Quando ci muoviamo per raggiungere i paesi del Molise, per noi è una vera un vero onore, una passione, ci appassioniamo ancora di più, soprattutto quando raggiungiamo amici, perché qui ci sentiamo a casa, perché abbiamo avuto questo contatto tanto tempo fa ed è rimasto qualcosa che va al di là di un semplice rapporto che può essere di una chiamata di un gruppo per motivi magari solo di intrattenimento. Noi ci sentiamo molto legati, un po' per padre Raffaele spiritualmente e soprattutto perché ci sono persone che sono qui e che animano questo paese e che quindi fanno tanto, e bisogna fare tanto per far sì che questi paesi vivano tradizioni e vivano momenti di incontri come questo. Quindi l'impressione che abbiamo noi dall'esterno di vedere persone di Agnone e persone di Sant'Elia di essere una famiglia è vera? Bisognerebbe essere una famiglia, perché il Molise siamo pochi. Siamo veramente pochi, siamo 300.000 abitanti, sì e no. Siamo una grande famiglia, abbiamo bisogno di sostenerci gli uni con gli altri, altrimenti tutto quello che c'è di bello si perde. Abbiamo dei bellissimi luoghi, dei bellissimi paesi, ma se non ci sono bellissime persone che li animano, dove andranno mai a finire? Abbiamo tante cose da proporre, ma tante, io lo dico a tutti i molisani sempre, ogni paese ha la sua storia, le sue caratteristiche, facciamole vedere. E se noi possiamo essere un mezzo, anche minimo, per poter sottolineare le bellezze di un luogo, siamo a disposizione di tutti. È il nostro motto, dobbiamo essere uniti, uniti. Termina qui questa puntata di Viaggio in Molise. Vi ricordiamo che è possibile rivedere la puntata e le altre puntate sui nostri canali social, Facebook, YouTube, sul sito telemolise.com. Intanto vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima puntata. Thank you.